È un momento in cui tutta la comunità si sente coinvolta in questa festa, sia per coloro che credono, ma anche, penso, per i cercatori di Dio, coloro che hanno difficoltà nella fede, perché l'uomo ha bisogno di un momento di pausa, di riflessione, di incontrarsi, di stare insieme, di uscire dalle problematiche quotidiane per ritrovare il senso della festa, che significa soprattutto saper stare insieme con gli altri. E questo già è un passo di cui l'uomo d'oggi, dalle varie solitudini, ne sente fortemente il bisogno. E San Gerardo è un'attrazione al riguardo. Partendo dalla sua storia, che era diretto in Terra Santa, arriva qui a Potenza e si ferma. Vede la necessità di questa comunità in quei tempi. Soprattutto la mancanza educativa e formativa dei ragazzi. Il profeta, colui che sa leggere i tempi, sa discernere il bisogno nel momento storico, porta soprattutto San Gerardo a capire di fermarsi per educare e formare le nuove generazioni. Già questo dovrebbe essere un primo passo di esortazione, di spinta anche a noi. Una comunità che è attenta a leggere il bisogno del giovane d'oggi, soprattutto nel campo educativo e formativo. Quante ricchezze sono nascoste nella miniera di un tesoro del cuore di un giovane. Lo sappiamo scuotere e fare in modo che si possa realizzare? Anzi, la preoccupazione è la fuga di questi nostri cari giovani. Pur amando la loro terra, non trovano risposta al loro bisogno. Forse qui ci dovremmo fermare un attimo, come ha fatto San Gerardo. Si ferma nell'attenzione di ciascuno di loro per poggiare la mano e, come un buon samaritano, accompagnare a realizzare i loro sogni. Che non ci siano più fughe dalla nostra terra, ma che trovino risposta ai loro bisogni. E questo lo può se c'è una comunità attenta, che veramente si sa fare prossimo come lo è stato San Gerardo. Farsi prossimo significa chinarsi, venire incontro, ascoltare, accogliere e aiutare a discernere. Sia il primo augurio che voglio lasciare. Dobbiamo innanzitutto allargare il nostro orizzonte per uscire dal guscio del proprio individualismo, in un'apertura di accoglienza della ricchezza che è l'altro. Quando è stata accolta l'immagine a Viggiano della Madonna della Bruma, che bello, le due comunità materane potentine che si incontravano in unità intorno alla figura della Madonna, cioè di una pietà popolare che significa spiritualità incarnata nella cultura dei semplici. La semplicità dà l'espressione di risposta forte alle problematiche di oggi. È solo stando insieme, in uscita, cioè non fermandosi e arroccandosi sul proprio io, su ciò che è il proprio piccolo giardino, ma avere questa possibilità di incontro e di dialogo rafforza a dare risposta alle grandi scelte. È la figura di una espressione di pietà popolare. Volete la festa di San Gerardo, o anche quella della festa della Madonna della Bruna, o la festa della Madonna di Viggiano, come si unisce un popolo? Perché disperdere queste forze? Perché non curare e soprattutto indicare la strada dove le istituzioni ci dobbiamo mettere insieme tutti quanti, nella propria diversità, perché nell'individualità è ricchezza, ma diventa profondità espressiva quando quelle ricchezze, nella loro individualità, sanno stare insieme. Un'espressione fortemente è stata ribadita quando è arrivata l'immagine della Madonna della Bruna a Viggiano. Creare ponti, che poi è un'espressione che Papa Francesco continuamente richiama. Tante volte creiamo delle barricate, baratri, fosse, separazioni. Sembra che ci stiamo arricchendo, ma ci stiamo perdendo. Nel momento in cui creiamo ponti c'è una congiunzione e allora si trovano quelle energie, quelle forze per uscire dal proprio ghetto, stare in piazza, sulla strada, nel cammino,
E questa è un'espressione di una chiesa che è in cammino con il forestiero, con l'immigrato, con il povero, l'intellettuale, ognuno nella sua espressione. Camminare significa lasciare ciò che è dietro per vivere il presente e guardare con speranza verso il futuro.